Essere cuochi in un hotel vuol dire spesso avere a che fare con clientela internazionale, gente abituata un po' a tanti gusti, tanti menù. Ecco, come vi organizzate voi in un hotel che oggi a Torino rappresenta uno dei punti di eccellenza? Sicuramente la filosofia del ristorante permette anche al cliente che non vuole mangiare un menù gastronomico di poter assaggiare dei piatti di primo livello. Al ristorante abbiamo solo un tipo di carta perché non voglio fare una distinzione tra il cliente esterno e il cliente interno. Secondo me tutti i clienti che vengono al ristorante possono vivere un'esperienza gastronomica importante. In carta abbiamo dei piatti più complicati, dei piatti un po' più semplici, abbiamo anche delle semplicissime insalate fatte comunque di livello. Delle cose che funzionano molto bene in albergo sono le zuppe. Quest'inverno avevamo una zuppa di radici veramente interessante, l'abbiamo cambiata con una crema fredda di pomodoro, con un gambero di Mazara del Vallo e frutto della passione. Questo è un piatto che in estate è andato parecchio. Abbiamo un menù degustazione che funziona molto bene, di mano libera sono 8 portate dello chef. Mi diverto un po' di più, ho la possibilità di divertirmi anche un po' di più con le materie Ecco, il prime. divertirsi, quanto ha influenza sul proporre piatti della tradizione e piatti invece di cucina contemporanea? Allora, diciamo che non dimentico mai la tradizione. La tradizione è fondamentale all'interno dei miei piatti. Da piemontese cerco di mantenere comunque quel livello di tradizione, poi ci sono dei piatti più innovativi dove riesco anche a esprimermi con alcune materie prime in modo importante e forse anche a volte impegnativo. Diciamo che non mi piace dimenticare il plin, ad esempio, un piatto tipico della tradizione piemontese che a volte propongo anche in una degustazione a mano libera o nel degustazione proprio di degustazione piemontese. Un piatto che sto facendo ultimamente che secondo me funziona molto bene è una capasanta marinata dentro un olio di sesamo accompagnata delle erbe spontanee che vengono raccolte da due raccoglitori che vanno a prendere le erbe in montagna o piuttosto che al mare, vanno a raccogliermi delle erbe un po' particolari ed è un piatto secondo me che sta funzionando molto bene. Ecco, tra pesce, carne, piatti vegetariani, si può fare una percentuale del gradimento della clientela? Diciamo che il 70%, 60-70% del cliente apprezza molto il menù vegetariano. I piatti vegetariani stanno funzionando molto bene, secondo me il futuro è proprio la cucina vegetariana. La carne iniziano a mangiarla un po' di meno e chi la vuole mangiare un prodotto di altissima qualità. Il pesce funziona molto bene, anche se non abbiamo una specializzazione sul pesce, usiamo soprattutto molluschi come vongola, vongole giganti che ci arrivano dai nostri mari. E in carta in questo momento un rombo e dello storione con pesce di fiume. È un piatto che ti rappresenta soprattutto? Un piatto che mi rappresenta? Beh, un piatto che mi ha rappresentato per molto tempo è il giardino dello chef che quest'anno è diventato, in questa stagione è diventata l'estate. Si chiama Estate, è un piatto completamente di verdure, quindi è vegetariano. Un altro piatto molto molto interessante che mi piace farlo, proprio ogni volta che arriva la comanda e mi chiamano quel piatto. Mi piace sempre farlo ed è l'uovo nel verde, si chiama Green, è un uovo fatto cuocere dentro un'acqua gasata, alla base c'è una crema di fave, una polvere di erbe che danno una nota amara, finocchio e pak choi e poi sopra c'è un'aria di limone e pak choi. E per chiudere un dolce? Un dolce che secondo me è uscito meglio negli ultimi 2 o 3 mesi è stato un dolce fatto con una patata sudamericana
viene fatta cuocere la patata, poi si fa un'emulsione, si fa la mousseline. In accompagnamento, quando finisce di cuocere, prendiamo l'acqua di cottura delle patate e facciamo un caramello, quindi avremo un caramello che sa di patata. Insieme gli aggiungiamo una granita di melissa e una spugna di pepe nero e cacao. Quello è un dolce che secondo me è uno dei migliori dolci che ci sia uscito.